pensiero va ai giovani di tutto il mondo che vivono in maniera inedita a livello diocesano l'odierna giornata mondiale della gioventù. Oggi era previsto il passaggio della croce dai giovani di Panama a quelli di Lisbona. Questo gesto così suggestivo è rinviato alla Domenica di Cristo Re il 22 novembre prossimo. In attesa di quel momento esorto voi giovani a coltivare e testimoniare la speranza, la generosità, la solidarietà di cui tutti abbiamo bisogno in questo tempo difficile.